inizia qui, ed è proprio il Marconi la prima sede, una serie di attività che hanno questa denominazione, quindi lievito. E come cittadina di Latina, io oltretutto ci sono nata in questa città, sono molto contenta di vedere che qualcosa fermenta, che fermenta qualcosa di positivo, qualcosa di interessante. Allora, ringrazio la dirigente scolastica per questa occasione che ci offre di inaugurare proprio nella vostra scuola la rassegna. Questa rassegna, ragazzi, è un sogno di alcuni di noi. Siamo di Rinascita Civile, un'associazione di cittadini insieme per il bene comune. L'unico nostro scopo è quello di regalare alla nostra città un'occasione che può essere del tipo di Umbria Jazz a Perugia, del Festival della Scienza a Genova o Torino, una commistione di arti, saperi e sapori per cercare di mettere in evidenza giustamente le tante eccellenze che il nostro territorio ha ed offrire a voi soprattutto l'opportunità di viverle nella vostra città o per chi di voi venisse da fuori, nella città dove state conseguendo il vostro titolo di studio. Ma è soprattutto per voi che stiamo allestendo una rassegna così in fermento. E voglio ringraziare invece soprattutto chi, come Sergio Olgiati, che è professore alla Partenope di Napoli, è un fisico importante, di successo, ma che ha cominciato il suo percorso proprio qui a Latina. È nato a Latina, ha anche vissuto, ha insegnato a lungo a Latina prima di in un certo senso spiccare il volo. Grazie a lui per questa prima conferenza e poi a tutti gli altri che ci hanno aiutato ad allestire un programma scientifico che è anche molto molto importante. Nel 1946 Moravia scrive un testo, un saggio, intitolato L'uomo come fine. Un capitolo di questo piccolo volumetto è intitolato Ci sono due modi per tracciare una strada. E allora lui racconta la storia di un conquistatore venuto da lontano, a cui l'imperatore, per ricompensarlo dei suoi servizi, regala una contrada, gli regala la provincia di Latina, insomma. E lui che cosa vuole fare? Vuole fare del bene alla sua contrada, vuole essere ricordato dalla sua contrada per aver fatto del bene. Farò una grande strada. Farò una strada che attraversa la contrada, dal punto più lontano fino alla capitale, e questa strada sarà larga e consentirà finalmente di spostarsi velocemente, non più nei sentieri di campagna, a dorso di somaro, su un carro trainato dai buoi, bensì finalmente in maniera veloce, e si cominciano i lavori. Ma mi vengono voci dalla periferia del regno, che qualcuno non è contento, questi ingrati, io gli sto facendo una strada e loro invece non la vogliono, protestano, la contestano. Allora loro sono contro il progresso, sono contro queste le meraviglie della tecnica, e io manderò i miei soldati a proteggere gli operai che stanno facendo il lavoro. Allora manifestazioni, scontri, alla fine Moravia esprime proprio questa frase, dice: allora io darò ordini più duri e il fine giustifica i mezzi. Dove è possibile adoperare il denaro, si adoperi il denaro e si corrompa e si comperi e si venda senza riguardo. Dove è necessaria la violenza fisica, si bastoni, si imprigioni, si torturi, si impicchi senza scrupoli. Dove infine è sufficiente l'inganno, si facciano tutte le promesse possibili, si seducano gli animi con miraggi di ricchezze future. Alla fine un terzo della popolazione viene corrotto, un terzo sterminato, un terzo instupidito. Finalmente la strada è completata, ma la contrada ha cambiato faccia e il giorno dell'inaugurazione è una landa deserta. Che cosa vuol dire tutto questo?
che Moravia già nel 1946, quando non esistevano tutte queste meraviglie per andare veloci e non esisteva la possibilità tecnica di realizzarle, si domandava quale fosse il fine. Qual è il fine dell'uomo? Il fine dell'uomo per Moravia era come il fine dell'albero. L'albero ha come fine di essere un albero, di fare le foglie, di fare i frutti, di fare i fiori. E Moravia cita i bonsai, quei piccoli alberelli giapponesi che vengono compressi, a cui si tagliano le radici, gli si impedisce di crescere, e dice: quando all'uomo non si dà la possibilità di essere uomo, cioè di essere se stesso, di realizzare i propri desideri, la propria arte, la propria amicizia, il proprio amore, i propri sogni, rimane come quel piccolo bonsai, quell'alberello a cui è stato impedito di essere albero. Allora, in questa premessa che io ho voluto fare, sta tutto il significato di quello di cui parleremo oggi. Noi vogliamo sapere esattamente dove stiamo andando e vogliamo considerare anche i mezzi di trasporto solamente come un mezzo e non un fine. Noi non vogliamo andare più veloci perché più veloce è più bello. Vogliamo sapere esattamente dove ci porta questo mezzo. Perché ci sono dei rischi a diventare schiavi del mezzo, che il mezzo prenda il predominio su di noi e ci impedisca di vivere. E invece noi possiamo diventare, invece che schiavi volontari della velocità e del mezzo di trasporto, possiamo diventare quelli che il mezzo di trasporto lo dominano. Non ci facciamo impedire le gioie di essere noi stessi. A velocità basse si consuma una energia in più dovuta alla resistenza dell'aria, dovuta alle accelerazioni, che è della stessa dimensione di quella dovuta al rotolamento. Ma man mano che io aumento la mia velocità, già a 150-160, l'energia che si perde è molta, molta di più. È 3 volte, 4 volte, 5 volte, fino ad arrivare a quasi 20 volte di più alla velocità di 270 km orari. Questo vuol dire che, intanto per incominciare, quando io vado molto veloce consumo una risorsa che è scarsissima nel mondo ed è l'energia, e creo problemi per procurarmi l'energia. Creo guerre, creo povertà, mando via gente da zone dove ho scoperto il petrolio, creo inquinamento, perché più energia consumo e più creo inquinamento nell'aria mandando in aria i prodotti della combustione. Questo è importante perché la macchina, l'autovettura, è un potentissimo strumento di devastazione, anche se io pure sono venuto qui con la macchina oggi. Non sapevo bene dove fosse la vostra scuola, e comunque sia, a volte uno fa un compromesso, e non voglio demonizzare il fatto che qualche volta sia necessario utilizzare un mezzo, ma con la dovuta moderazione di velocità e di numero di ore in cui uno utilizza. L'autovettura richiede molta energia, molti materiali, crea impatto ambientale, richiede molti investimenti economici, genera poteri economici, crea alterazioni irreversibili fra gli esseri umani. Non ci salutiamo più, non ci incontriamo più, e da un finestrino all'altro siamo nemici. Ci odiamo quando quello non ci dà la precedenza. Crea potenti motivazioni personali. In Cina, paese in via di sviluppo, ormai in stadio di avanzato sviluppo, all'ultimo salone automobilistico non sono state guardate e acquistate le macchine piccole, no? Le macchine, quelle lunghe 2 metri, sono state guardate e acquistate i fuoristrada, cioè un grandissimo interesse della società cinese sul fuoristrada. Perché? Perché la macchina grande fa vedere che io sono diventato importante, che io ho soldi, che io sono qualcuno. E crea potenti dinamiche di mercato, crea occupazione e disoccupazione, spostamenti di capitali. Ivan Illich, un filosofo scomparso da diversi anni, ci spiega che in una società in cui il tempo è denaro, la giustizia, l'equità e la rapidità di locomozione vanno in proporzione inversa. Più uno va veloce e più crea ingiustizie. Nel momento in cui qualcuno usa troppa energia, la sottrae a qualcun altro. Per cui, per poche persone che vanno molto veloci, non ci sono più le risorse per mandare gli altri ad una velocità più bassa,